chicken picking on five steel strings. Some bluegrass mix with some rock and roll. Motel R&B and backwoods soul. The bass drum kicks and away we go. Sounds like an angel shining down. A small piece of heaven in an outskirt town. Where all the folks start gathering round to hear me play my country sound. I hope you like it, it's a song I wrote. And where I've been and the people I know. The simple life where the green grass grows. Antica Fiera di Ogni Santi, qua in frazione Sant'Antonio di Castellamonte, un successo? Sì, devo dire che è iniziata veramente bene, c'è tanta gente, tante mucche, quindi una gran bella fiera. Grazie a tutti gli organizzatori, dai nostri dipendenti comunali, all'assessorato all'agricoltura e al vice sindaco che è qui con me, all'ERSA, al comitato che organizza sia la battaglia che le premiazioni e a tutti coloro che hanno voluto intervenire. È davvero una gran bella giornata, c'è tanta gente, siamo soddisfatti. Una riscoperta delle tradizioni che Castellamonte continua a portare avanti. Assolutamente sì, e cercheremo sempre di farle diventare più belle, più forti anche e anche più pubblicizzate verso nuove terre. Ecco. Una mostra zootecnica ricca, tante mucche, tanti capi di bestiame. Sì, finalmente ecco, rinnoviamo la nostra fiera di Ogni Santi qui a Sant'Antonio. E che dire oggi? Oggi c'è tanto bestiame, tanti allevatori. E tanti commercianti e quindi per noi è una vittoria oggi perché la giornata si promette bene e poi che dire, questa è la festa dell'agricoltura, l'agricoltura è uno dei mestieri più antichi del mondo, quindi qui noi lo dimostriamo con i fatti, siamo ben contenti, passo ai ringraziamenti che ha già fatto il sindaco, quindi mi allego ai suoi discorsi e che dire, sono molto soddisfatto della fiera che abbiamo ripreso un po' alla volta, diciamo così, da qualche anno che si era un po' così spenta, ma noi l'abbiamo riaccesa oggi con una giornata del genere e con grande soddisfazione tanta gente. Grazie. Oggi la battaglia delle Renes, che è un altro evento che attira sempre molta gente. Sì, è a livello regionale, quindi oggi c'è la battaglia delle Rene che cominceranno verso le 2 e andranno avanti finché non finiscono tutte le categorie. Bene, questa è anche un'altra soddisfazione che abbiamo di nuovo ricominciato a fare perché anche la battaglia delle Rene si era fermata. L'ente ricreativo Sant'Antonio di Castellamonte, sempre in pista e sempre attivo oggi con questo bellissimo evento. Allora, siamo in questa bellissima giornata, finalmente il tempo ci ha voluto bene, abbiamo un fracco di gente e tantissimi animali che sono venuti qua in questa giornata. Noi stiamo provvedendo col nostro pranzo consueto con polenta berluzzo, polenta spezzatino. Oggi pomeriggio ci sarà la castagnata e in bocca al lupo a tutti, grazie di aver partecipato a questo evento. Speriamo appunto che la giornata che ci ha aiutato arrivi fino alla fine così e un po' di gente che partecipa e noi siamo contenti. Per quello che è la nostra frazione siamo molto soddisfatti. Un ringraziamento particolare va comunque sempre a tutti quelli che ci aiutano e collaborano, il comune, tutte le associazioni che danno una mano e aiutano per il buon corretto svolgimento di questa fiera, riguardo anche alla sicurezza, quest'anno c'è tanto bestiame e soprattutto anche per i parcheggiatori e tutto il resto. Un grazie davvero di cuore da parte dell'ERSA e a tutti coloro che il campo dell'agricoltura deve essere sempre rivalutato anche perché è il nostro territorio.